Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video sul canale e oggi sono qui tornato con un nuovo video sul canale per dirvi un po' la situazione del calciomercato. È il terzo che pubblico oggi, oggi è il secondo che registro perché veramente ho appena finito di registrare quello che ho appena fatto, sempre in questa postazione. Non ho il tempo di sedermi sul divano e guardare il telefono, mi arrivano le notifiche, calciomercato Inter bloccato, leggo un po' di articoli e già mi viene il nervoso e mi sento costretto a girare un altro video su YouTube. Ma questa volta, più che uno sfogo, voglio fare un'analisi della squadra quando mancano 3 giorni alla fine del calciomercato. Allora, iniziamo dalla porta. La porta va benissimo, andando il Padelli, Berni, Radu, quelli lì, va benissimo, ok. Difesa, iniziamo. Terzini abbiamo Cancelo, Nagatomo, Dalbert, D'Ambrosio e Santon. Santon non può giocare titolare, ma neanche in uscita, ma che poi non se ne andrà perché teniamo i giocatori lì a far la muffa, vendiamoli, io dico. Vabbè, a parte il fatto, Cancelo si è infortunato. Io mi auguro veramente che torni subito, che salti al massimo una barra due partite, perché se no veramente io mi metto a piangere, perché veramente è un giocatore che a me piace tantissimo, ma senza Cancelo le cose cambiano, ok? E D'Ambrosio, come ho detto nello scorso video, se vuoi andare in Champions non puoi giocare con D'Ambrosio titolare. Con tutto il rispetto per D'Ambrosio, che è stato il migliore della scorsa stagione, ma tutto questo l'ho già detto nel scorso video, e quindi per parlare di queste cose, passate assolutamente, andate a vedere il mio video scorso sulla reazione di gioco Cancelo infortunato, andatevelo a vedere. Ok, quindi è il primo problema. Centrali, mancano 3 giorni alla fine del calciomercato. Il 31 agosto si chiuderà. Io dico, hai tre centrali. Ranocchia è una pippa. Miranda e Skriniar sono i due titolari. Hai Miranda e hai Skriniar. Skriniar è un ottimo giovane e forte. Ma se ti si infortuna, Miranda è il nostro centrale di fiducia. Se ti si infortuna uno tra Skriniar e Miranda, tu chi fai giocare? Ranocchia? Chi fai giocare Ranocchia? Se fai giocare Ranocchia, ti fa una cappella. Io Ranocchia, a differenza di molti altri giocatori tifosi nerazzurri, non lo insulto, cioè non è un giocatore che mi dispiace, però fa un sacco di cappellate. E se metti che ti si infortuni alla giornata prima di Inter-Juve, tu ti trovi costretto a mettere Ranocchia. Quindi di centrali devi averne almeno 4. E quando leggo sul sito ufficiale del mercato dell'Inter che non c'è nessuna trattativa, non c'è nessuna trattativa a breve che si concluderà, cioè che un giocatore verrà all'Inter a breve termine, io mi chiedo quando è che vengono, perché mancano 3 giorni, non è che mancano un mese, 2 mesi, 3 mesi alla fine del mercato, mancano 3 giorni e siamo ancora bloccati a tre centrali, tra cui uno è Ranocchia. Passiamo avanti, centrocampo per me va benissimo così, abbiamo un buonissimo centrocampo, con Borca Valera e Vecino si è concluso il nostro centrocampo, con Doug se n'è andato e quindi per me va benissimo così. Attacco, allora abbiamo tutto sommato è un buon reparto il nostro attacco, abbiamo Icardi che è insostituibile, Perisic. Abbiamo fatto un gran colpo solo a tenerlo. Candreva deve crescere, ma va bene. Abbiamo João Mário, che lì, Borca Valero, João Mário. Eder come riserva, Jovic se n'è andato e Emre Mor è andato al Celta Vigo. Io dico, il direttore sportivo del Dortmund aveva chiesto 20 milioni all'Inter per Emre Mor. Può essere forte quanto vuoi,
e può essere il più fenomeno del mondo. Però se tu ci chiedi 20 milioni, non puoi dare al Celta Vigo, che tra l'altro è finito nel Celta Vigo, non nelle grandi squadre che lo volevano. Non puoi darlo al Celta Vigo per 13 milioni, perché se no mi dici una cosa e poi ne fai un'altra, questa cosa qua non va bene. A parte questo, voleva anche Keita, non l'abbiamo preso, volevamo Schick, non l'abbiamo preso, volevamo Emre Mor, non l'abbiamo preso. Ok, e qua iniziamo cioè anzi iniziamo, si concludono i nostri problemi. Questo è un altro problema, ci serve un attaccante che faccia un po' da jolly, come poteva farlo Emre Mor, come poteva farlo un po' Keita, come poteva farlo tranquillamente Patrick Schick. Ma chi prendiamo? Non abbiamo, ci siamo trovati, chi prendiamo? Là davanti per me non compreremo nessuno e ci troveremo con l'attacco così, che alla fine non è che, secondo me, non è che è proprio indispensabile trovargli la punta. Però adesso mancano 3 giorni dal mercato e io sono proprio veramente curioso di arrivare al 31 agosto alle 23 e giuro che voglio proprio vedere come saremo messi, perché se non arriva il centrale, qua sono veramente problemi, ma problemi veramente. Quindi ragazzi, lasciate un like, iscrivetevi, noi ci vediamo al prossimo video.